Daniel Stelter hat die Choreografie gemacht und wir freuen uns auf den Creative Club Berlin. Hier ist Daniel Stelter und sein Team. Daniel Stelter und der Creative Club Berlin. Herzlichen Dank. Könnt ihr mich auch mal so durch die Gegend wirbeln? Die hören nicht. Genießt den Applaus. Daniel Stelter, da ist er. Notte delle Stelle 2018, cari amici di Ritornelli, io sono qua con il
Premio Bacco, sì, perché lui e la statuetta Sofia, beh, non è proprio lui, ma è Fulvio Pinna, il creatore, ideatore. Erano gli anni 90, vero Fulvio, quando hai creato la Sofia? Eh sì, in quegli anni lì. Quella, vedete amici, guarda Victor se può inquadrare, quella è la statuetta che prenderanno le migliori attrici e i migliori attori premiati questa sera al Premio Bacco. L'unica poverina che viene qui da una vita e non ha ancora avuto la Sofia sono io, inquadra pure me, Paola Belloni. Faccio la richiesta a Fulvio. Sì, no, sì, dai, sì, sto sì. Scherzando Fulvio. Arriverà. Arriverà, dai, ci credo e ci conto. I nostri amici dei ritornelli un po' ti conoscono, no? Tu sei nato in un paesino, una cittadina ridente della Sardegna, Furtei. E so che tu per la tua città hai fatto tanto, perché tu hai addirittura creato una scultura che ormai è nel patrimonio nazionale, insomma, delle sculture più visitate. Fontana. Una fontana in piazza proprio. Sì, la fontana del Cigno, in che bronzo, bello. 2,5 metri, molto bella, sì. In che anno l'hai fatta questa? L'ho fatta nel 1985. E l'hai donata? E l'ho donata al mio paese, alla mia comunità, era quasi un mio dovere morale. Ma da quanto non torni più in Sardegna? No, ci torno spesso. Adesso purtroppo sono quasi un anno che non vado, ma quest'anno ci riandiamo di nuovo. Ecco. Perché mi divido un po' tra Roma, Berlino, e quindi ho da fare anche a Roma, c'ho casa a Roma. Certamente, poi adesso hai molte mostre anche aperte proprio, no? Sì. Gallerie fisse, sì, stabili, sì. No? Come sì, si sì, dice, sì, per, sì. Dove sono esposte le tue opere. Sì. E pensate che questo signore qua è l'unico ad avere, appunto, esposto sul famoso muro che ricordate cadde, il muro di Berlino nell'89. Esatto. Parlaci un po' di questo inno alla gioia, come facesti tu, l'unico italiano ad esporre sul muro. Esatto. Io sono stato il primo e l'unico italiano a dipingere sul muro. Il mio dipinto si chiama Inno alla Gioia, circa 55 metri quadri. È risultato forse uno degli oggetti o dei lavori più fotografati, più postati su Instagram. Questo è importante perché i social, ragazzi, oggi sono veramente molto, il top molto, della pubblicità. Molto importante e mi porta tante belle soddisfazioni. Quindi ricevo una marea di post. E quindi anch'io ti seguo su Instagram, quindi ci seguiamo vicendevolmente, vedo tante delle tue belle cose. E sapete che quest'uomo, lo vedete, quanto direbbero gli inglesi, è handsome, no? Un uomo gradevole, piacente. Infatti lui ha anche fatto delle pubblicità, è stato testimonial per grosse ditte. Già. Questa com'è nata? Perché qui tu eri il modello, la scultura. Ma questa è nata quasi per caso. Io ho fatto l'attore già quando ero in Sardegna, ho recitato, ho fatto teatro parecchio. Poi dopo l'arte mi ha assorbito completamente e ho ricominciato casualmente qui a Berlino perché accompagnai mio figlio per un servizio fotografico. E non mi dire che hanno scelto te invece. E il fotografo dice, ma guardi che faccio un po' di foto anche a lei, ma l'ho presa così. E quindi dopo una settimana mi chiamarono, il primo servizio lo feci per Benetton. Bello, quindi grandi loghi, grande marche. Sì, poi è arrivato la Mercedes, Siemens, Unicredit, delle italiane, Microsoft. Che bello! Microsoft, sì, è vero. E l'ultimo l'ho fatto ieri, per esempio. Non ci puoi svelare ancora niente? No, ancora no. Allora l'Italia deve ancora tenersi sto segreto, non dormiremo nell'attesa di sapere cosa ha fatto Fulvio Pinna. Sì. Vestito completamente, vero, questo servizio? Non c'è niente di osè? No, ieri invece no, non ero vestito, ero un fotografo. C'è anche tua moglie in giro. Signora, non era vestito il Fulvio? Dovevo far vedere i muscoli, insomma, una cosa molto... E allora mandalo presto in Italia, arriverà, eh? Grazie Fulvio per la tua grande umiltà, simpatia e grazie. Io ricordati che aspetto la tua Sofia, d'accordo. Piuttosto più piccolina, ma mi piacerebbe. Grazie Fulvio Pinna, un nome e una garanzia. Weil ich finde, so eine Frau muss begleitet werden auf die Bühne. Ich freue mich riesig, dass jetzt an meine Seite kommt Anna Fendi. Anna Fendi. Ma questo è un momento di quelli... Questo è un momento... Anna Fendi! Oh, voglio dire! Più di così nella moda non si può! Mehr in der Mode als mit Anna Fendi jetzt einfach mal so eine Treppe hinaufzugehen. Wir haben alle Zeit der Welt. Also was Schöneres gibt es nicht. Jetzt habe ich nicht meinen Fendi-Gürtel um. Mist! Anna Fendi, come si sente stasera con questa serata italiana? Molto cittadina europea e sono orgogliosa di esserlo. Sie fühlt sich sehr städtisch, sie fühlt sich sehr europäisch und sie ist sehr stolz, heute Abend hier zu sein.
Ma è la prima volta per lei questa festa qui a Berlino. Ma non è la prima volta a Berlino, vero? Naturalmente no, però è molto bello vivere questa serata in grande allegria con voi. Es ist nicht das erste Mal, dass sie nach Berlin gekommen ist, aber sie freut sich heute ganz besonders, diesen Abend in so einer fröhlichen Atmosphäre hier im Hotel Maritim feiern zu dürfen. Questa atmosfera ce lo dà il padrone di casa. Un applauso a Massimo. Ein Applaus für Massimo. Molto gentile, molto gentile. Ho sentito che lei sta disegnando, o ha disegnato anche l'interiore di una barca che viene presentata tra poco. Signora Anna Fendi hat auch eine vor kurzem das Innenleben einer Yacht bzw. eines großen Bootes designt und das wird demnächst prämiert. Ist das richtig? Dopo una vita dedicata alla moda, oggi sono molto interessata all'architettura degli interni e quindi un'altra esperienza, disegnare un'imbarcazione esclusivamente dedicandomi agli interni. È stata una bella esperienza e spero con buoni risultati. Und Anna Fendi übergibt den Preis, so wie es sein soll, so wie es geplant ist, Sebastian Koch, in der Umarmung mit Anna Fendi. Guten Abend. Vielen Dank für diesen wunderbaren Preis. Und ich bin sehr überrascht, dass dieser, mein Lieblingsregisseur, eine so berührende Laudatio hält. Und ich bin also völlig sprachlos. Vielen Dank, Florian. Wow. Gentili signore, gentili signori, caro Massimo, per tutta la mia vita avrei voluto poter parlare italiano. E ora ho finalmente la possibilità di farlo, anche se solo dal punto di vista fonetico. Se sono fortunato, alcuni di voi non si accorgeranno neanche che in realtà non so dire manco una parola di questa bella lingua. Ho sempre creduto che i miei piani di vita mi avrebbero portato un giorno a vivere in Italia, in quel paese meraviglioso che stimo tanto. Non avendo però mai fatto veramente dei piani, mi accorgo con l'età di dovermi assumere la colpa di non averci mai vissuto. L'Italia, questo paese affascinante, che ha una lingua così piacevole, un cielo azzurro, paesaggi incredibilmente belli, la cucina più buona del mondo, la gente che sa vivere le giornate con più disinvoltura rispetto a non tedeschi. Però non è infatti sufficiente aspettare solo il momento o l'incontro giusto o l'offerta di un film o addirittura quella donna che incrocia la tua strada. Bisogna prendere in mano la situazione. E questo, purtroppo, non l'ho mai fatto. E quindi mi resta ora solo di godermi il momento e di fingere un po' come se. E di aspettare di arrivare a Roma, dove farò parte con guest star della serie televisa Il nome della rosa. Il capolavoro di Umberto Eco, e avrò la possibilità di stare qualche giorno in Italia. E ringrazio la giuria di aver dedicato a me questo meraviglioso di premio. Ne sono molto felice. Ringrazio tutte le persone che mi hanno accompagnato fino a oggi sulla mia strada.
arricchendo la mia vita. Festeggiamo e passiamo insieme una bellissima serata in mezzo alla Berlinale. Sono felice di essere con voi. Grazie, mille grazie. Ist es richtig, dass Sie kein Wort Italienisch sprechen? Ja, ja. Also das, was Sie gerade gehört haben, hat er sich, ich weiß nicht, ich glaube, in 2 Tagen draufgepackt, ne? Ja. Ja. In 2 Tagen. Aber haben Sie es bemerkt? Haben Sie es bemerkt? Und es liegt in der Genetik dieser Sprache, in der Genetik des Italienischen. Er hat mit Händen und Füßen gesprochen. Und ich finde es einen Applaus wert. Fantastisch. Sebastian Koch, vielen herzlichen Dank. Gratulation zur Sophia. Wir freuen uns riesig, dass Sie bei uns sind. Allora, in 26 anni il premio Bacco ha riconosciuto i meriti di attori molto famosi, alcune vecchie glorie, premi alla carriera. Quest'anno ha deciso, cambiando radicalmente il percorso, di premiare una giovane attrice in piena fase di immersione, diciamo, e di aprire una fase nuova verso le nuove generazioni del cinema italiano. Matilda De Angelis. Prego. Grazie. Überreicht von Anna Fendi. Matilda De Angelis. Vuol dire 2 parole? Grazie. È un onore ricevere questo premio innanzitutto da Anna Fendi, che è un'istituzione della moda italiana e credo mondiale. Quindi è un grande onore per me essere qui stasera. Sono felice di essere su questo palco a ricevere questo premio meraviglioso, il premio Bacco, e sono incredibilmente onorata per quello che la vita mi sta regalando ogni giorno, e sono felice perché sono... Ho la fortuna di fare il mestiere che amo e di svegliarmi la mattina contenta per quello che faccio, e voglio ringraziare davvero tanto la giuria che ha deciso di conferirmi questo premio. Grazie. Matilda De Angelis, grazie mille. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Preisträger des Premio Bacco 2018 hier auf der Bühne im Maritim Hotel. Ein Riesenapplaus nochmal, auch wenn Sie nicht sehen. Luciano Eccola. Nelli und Paola Belloni. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. Berlin, Berlin. These vagabond shoes, how long it's to stray right through the very heart of it. Berlin, Berlin. If I can make it, girl, I make up anywhere. Come on, get through Berlin. These vagabond shoes are melting away right through the very heart of it, Berlin. If I can make it, girl, I make it. Hey.
the city down I will sleep. And found I had number one, top of the list, king of the hill, and number one. This little town blue. In old Beverly, if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. Come on, come through Beverly.